La notizia di giornata è che a Campi Bisenzio ci sono anche i tifosi dell'Arezzo. Dopo quasi 4 mesi di divieti tornano nel settore ospiti. Non è l'unica novità perché Bacis schiera per la prima volta dall'inizio Piccolo, Zuppardo, Casini e Pacioni. Per gli ultimi due è anche il debutto in campionato. 4-3-3 per il Lanciotto, età media 20 anni, aggressività in ogni zona del campo e ripartenze fulminee ad attaccare la porta. Il 4-3-1-2 Amaranto con Martinez dietro le punte, Piccolo, vertice basso del rombo, va subito in apnea. Il Lanciotto prende possesso dell'iniziativa e attacca. Primo brivido al 17esimo, Marrani parte in slalom, ma il suo tiro è centrale e Casini intercetta. Dopo 20 minuti di pressione costante, inevitabile, ecco il gol. Silvestri sfonda dentro l'area in diagonale con la sinistra, fredda Casini. Tutte le difficoltà Amaranto sono riassunte da questo fallo di Piccolo che al 25esimo stende Silvestri a metà campo e rimedia il primo cartellino giallo del match. Mentre il Lanciotto insiste nell'offensiva, Bacis cambia modulo e passa al 4-4-2 dirottando prima Zuppardo e poi Martinez nel ruolo di laterale di centrocampo. La squadra di Bellini, ficcante quando in possesso palla, soffre sui calci piazzati e così, appena passata la mezz'ora, Rubechini dalla bandierina trova Bianchini dentro l'area, colpo di testa al bacio e palla in fondo al sacco per il gol del pari, secondo sigillo personale per il centravanti all'asciutto dalla trasferta di Todi. Tra il cambio tattico e il risultato di parità, la partita cambia volto. Il Lanciotto sbanda, il 38esimo è quel gol in fotocopia. Rubechini stavolta caccia il corner sul primo palo, dove Bianchini anticipa tutti e batte Cappelli per la seconda volta, considerando anche la rete di Coppa contro l'Isernia per l'attaccante e il terzo gol in appena 4 giorni. Quando Messina di Acireale manda le due squadre negli spogliatoi, è Bellini a tirare un sospiro di sollievo più di Bacis. La ripresa comincia sotto il segno dell'equilibrio e il Lanciotto trova meno spazi e si rende pericoloso su punizione. Qua è Menini Righini dai 20 metri a sfiorare la traversa della porta Amaranto. All'11esimo Pecoraro e Casini non si intendono su una palla lunga, il capitano si fa fregare lungo la linea di fondo campo e per fortuna dell'Arezzo il tiro di Di Vito viene murato in angolo in extremis. Gli Amaranto coprono bene il campo ma non ripartono quasi mai. Il nuovo entrato Bastoggi al 18esimo ci riprova su palla ferma ma la mette fuori, anche se di poco. Quando nessuno se lo aspetta, ecco il pari. L'Arezzo si addormenta su una rimessa laterale, Silvestri la traversa in mezzo all'area e Marrani, tutto solo a 2 passi dalla porta, firma il 2-2 con un colpo di testa facile facile. Il match torna in bilico e Bacis allora toglie Martinez per inserire in fascia uno di ruolo come Bozzoni. E proprio il nuovo entrato su bel cross di Secci da sinistra costringe Cappelli alla parata strappapplausi per rintuzzare il suo colpo di testa. Nell'Arezzo va dentro anche Idromela al posto di Stufa, eppure lui, come Bozzoni, va vicino al gol a 2 minuti dal 90esimo, ma il suo destro dalla distanza termina a lato. Dopo 4 minuti di recupero Messina fischia la fine. Bacis si tiene stretto il punticino che se non altro muove la classifica aspettando l'ultimo giorno di mercato, un nuovo acquisto a centrocampo e un cambio di passo verso la salvezza che per adesso ancora non si vede.